tutti, bentornati sul canale. Oggi video haul. Sta scendendo un po' il sole, quindi ho dovuto accendere la lampada. Spero si veda bene, anche perché ce l'ho sparata in faccia e non ci vedo niente. Comunque, non devo fare swatch o robe, insomma, da farmi vedere colori, quindi provo a fare il video così per mostrarvi degli acquisti che ho fatto in questo periodo. Il primo da cui partirei è l'haul di Ecoverde, visto che vi avevo fatto un sondaggio, troppo carini questi sondaggi su Instagram Stories, dove vi avevo chiesto se vi interessava sapere il contenuto del pacco. Vi avevo messo la foto della scatola di Ecoverde che mi era arrivata e visto che il riscontro è stato positivo, vi mostro le cosine che ho preso in questo video. Con il buono sconto del compleanno di 5 euro ho fatto un ordine e facendo l'ordine entro le 11 della mattina con Bartolini vi arriva il pacco il giorno dopo, quindi quelli di Ecoverde sono diventati velocissimi ormai da un po', però tempo fa c'erano dei problemi con le spedizioni, adesso devo dire che sono veramente precisissimi. Quindi ne ho approfittato per prendere questo shampoo di Urtekram che avevo visto in diversi video di Paola, Laboratorio delle Fate, e suo shampoo preferito. Quindi, visto che con gli shampoo ho sempre dei problemi, come sapete, e questo mi aveva incuriosita particolarmente. È uno shampoo alla camomilla per capelli biondi, che sia la volta buona, speriamo. Per il momento l'ho provato solo una volta, quindi non vi dico nulla, se non che l'ho trovato confortevole durante il lavaggio, quindi è già qualcosa. Faceva una bella schiuma e mi lasciava i capelli belli morbidi. Il balsamo lo utilizzo comunque, però questo me li districava anche abbastanza, quindi proprio primissima cosa che vi posso dire su questo shampoo è quella. Io ho scelto la taglia da 250 ml, c'è anche da 500 e da 1 litro mi sembra, perché per partire, insomma, visto che non ero sicura che andasse bene, ho detto prendo quella piccolina e poi dopo vediamo se nel caso andasse bene posso valutare di prendere poi le taglie, quelle più grandi, così insomma c'è anche una convenienza e poi durano sicuramente di più. Poi ho preso tre prodottini di make-up. Uno è questo illuminante liquido di Sante. Questo è molto rosato, a me piaceva molto il colore, quindi ho voluto provare a prenderlo adesso con la luce sparaflesciata, ecco, così mette a fuoco. Ha l'applicatore fatto in questo modo, proprio come un lip gloss. Vi avevo detto che non c'erano swatch in questo video, invece ci sono. Vabbè, proviamo a farli lo stesso, non mi ricordavo di questo illuminante. Comunque, lo swatch è questo. Si vede bene dall'anteprima, spero si veda bene anche poi quando converto il video. Comunque è molto bello. L'ho messo solo una volta per il momento e l'ho messo sotto al fondotinta proprio per fare questo effetto glow. E poi sono andata a mettere anche una polvere illuminante sopra, l'effetto mi è piaciuto, però vi dico, sono ovviamente primissime impressioni perché è tutta roba nuova. Quindi illuminante Sante, poi ho preso il mascara di Avril, questo per me è una conferma perché l'ho già usato diverse volte, però io ce l'avevo nel packaging vecchio. E questo qua l'ho provato, non so, mi sembra quasi che abbiano cambiato la formulazione. Magari se voi all'ascolto mi sapete dire se è stato cambiato qualcosa, perché mi sembra un pochino meno volumizzante. Boh, adesso comunque lo proverò meglio, poi dopo nel caso vi aggiornerò. Quello con la scritta verde, proprio il packaging, il primo che era stato fatto, mi era piaciuto tantissimo. Mascara che costa 7 euro, biologico, è veramente molto buono come prezzo e anche come performance mi era piaciuto molto. Comunque vi terrò aggiornate. Poi come fissante per sopracciglia ho voluto provare, visto che costava veramente poco, perché costava intorno ai 3,90 euro, questo della Sante.
che non ho mai provato, quindi vi farò sapere nel caso, per andare poi a sostituire quello della lavvera che utilizzo, che vi avevo fatto vedere anche nel Get Ready With Me. Poi ho preso due prodotti per la skincare. Ho voluto provare, ho fatto un po' un acquisto al buio perché non ne ho mai sentito parlare, quindi erano prodotti nuovi per me e sto parlando di Evolve Organic Beauty. Ho preso la maschera Radiant Glow Mask, potete immaginare, appena ho letto glow, ho detto questa qua deve essere mia. Contiene cacao e ha i granelli che sono derivati dalle noci di cocco, proprio dal guscio della noce di cocco. E l'ho utilizzata una volta, mi è piaciuta tantissimo. Questa è una confezione di 30 ml, un barattolino così. Ha il colore tipico del cioccolato, fatto così, vedete. E praticamente ha un profumino di cacao e vaniglia meraviglioso, molto soft, però si sente, nonostante io sia raffreddata, si sente. Allora, vi posso dire, l'ho messa sul viso in uno strato abbastanza spesso, come c'è scritto poi da indicazione, l'ho tenuta 5 minuti, poi dopo la sono andata a massaggiare sul viso tipo scrub e l'ho rimossa con una spugnetta. L'effetto proprio quando l'ho tolta era, a parte la pelle iper morbida, veramente sembrava seta, era proprio di luminosità, proprio glow, e quindi un'ottima prima impressione, devo dire. Non ha un prezzo basso perché per 30 ml costa sui 14 euro, mi sembra. C'è anche la versione poi da 60. Però veramente devo dire che la prima impressione è stata ottima, 100% naturale ed è un marchio inglese, direi. L'altro prodotto sempre di Evolve Organic Beauty è questa crema viso per pelli normali e secche, sempre barattolino da 30 ml identico all'altro. Questa è una crema da giorno che contiene acido ialuronico, peptidi e argan. L'ho utilizzata solo una volta e quindi non vi so dire più di tanto. Comunque, proprio una mousse fatta così. Non mi piace molto l'idea di prendere la crema dal barattolino. Comunque, la prelevo sempre con le mani pulite e asciutte o nel caso con una spatolina. E vi farò sapere anche di questa. Volevo qualcosa di nutriente andando contro l'inverno, che mi andasse a idratare bene le zone un po' più secche del viso. Quindi l'ordine da Ecoverde è stato questo. Poi ho scoperto con grande gioia che è qui vicino a me. Aspettate qua ad aprire a togo perché c'è il vento a paura, ma vi dicevo, ho scoperto, non sapevo nemmeno dell'esistenza di questa mia profumeria vicino a casa mia. Ho scoperto per caso, perché stavo cercando il fondotinta di Zui, lo volevo ricomprare, e ho trovato questa mia profumeria che aveva tutto in sconto al 50% sul marchio Zui. Io felicissima sono corsa, mi sono fiondata in negozio e praticamente sono rimasti abbastanza colori. Però il Natural Fair, che era quello che utilizzavo io, non era disponibile. Vi avevo fatto anche un video applicazione del fondotinta. E quindi ho guardato gli altri colori e ho trovato il Natural Medium che va benissimo. Quindi l'ho provato proprio sul viso e quindi ho preso questo. È un fondotinta spettacolare, cioè uno dei miei fondi bio preferiti. È un make-up australiano proprio fatto con i fiori, make-up professionale. Ottima qualità e ha un costo di 38 euro questo fondotinta, io l'ho pagato 19. Non so se ha senso farvi vedere la colorazione perché comunque c'è sempre il problema della luce. Comunque provo a farvi uno swatch anche del fondotinta. È un sottotono neutro per pelli chiare medie, per me è veramente perfetto questo colore. E
E quindi sono ben felice di averlo ripreso perché per l'inverno questo fondotinta so che mi darà grandi soddisfazioni. È un fondotinta che io consiglio a pelli normali, secche. Sulle pelli miste è da provare perché può tendere a lucidare durante il giorno e sulle pelli grasse invece non lo consiglio perché è un fondotinta abbastanza ricco e quindi bello idratante. Poi non contenta, visto che c'ero, ho voluto provare a prendere il fondotinta compatto di Zui, che invece non ho mai provato, e questo io l'ho preso nella colorazione cream. È un compatto in polvere. Ah, non vi ho fatto vedere le scatoline, comunque vabbè, penso che sia abbastanza irrilevante. Vi avevo messo comunque anche una foto su Instagram. Nel caso vi interessi, il negozio effettua anche spedizioni, quindi andate a vedere il mio post in Instagram. E questo qua costava 33,50, l'ho pagato 16,75. Ottimo, veramente ottimo prezzo. Questo io l'ho provato in queste mattine. Non mi voglio sbilanciare più di tanto, quindi non vi dirò nulla adesso e ve ne parlerò più avanti sicuramente. L'ho utilizzato sia per fissare il fondotinta liquido, come consiglia l'azienda, oppure da solo sopra una crema bella idratante, niente polveroso comunque, non si vede, non accentua i pori. Comunque vi aggiornerò prossimamente, sicuro. Se vi interessa, poi fatemi sapere. Magari ve lo faccio vedere anche all'opera in un Get Ready With Me, visto che avete apprezzato quello che ho fatto e mi ha fatto molto piacere. Poi da Sephora ho preso una cipria che volevo da un sacco di tempo, complice il 20% di sconto, complice i 5 euro di buono che mi ha mandato Sephora per scusarsi del ritardo del pacco quello con la palette di Huda Beauty. Complice il fatto che ho ancora la tessera regalo che mi ha fatto Andrea per il compleanno, insomma, me la sono presa stavolta questa cipria illuminante di Benefit, che è un amore già da vedere così, il packaging è fantastico. Ha una profumazione buonissima, adesso non vi so spiegare ovviamente la profumazione, però questa è la scatolina con lo specchio, c'è all'interno il pennellino che ho già utilizzato e la cipria è questa. È stupenda, fa un effetto glow meraviglioso, l'ho messa anche oggi ma non credo si veda nulla con questa luce. Comunque l'ho messa al di sopra dell'illuminante in crema della Sante e ho messo praticamente l'illuminante in crema sotto, dopo il primer. Primer ho utilizzato sempre quello di Zao. Poi ho messo il fondotinta compatto di Zui e sopra ho messo questa nei punti dove volevo illuminare, quindi qua, un po' al centro della fronte, proprio lieve, e sull'arco di Cupido. Stupenda questa cipria, bellissima. Ultimi tre acquisti, e adesso vi parlo di smalti. Da Tigotà ho preso questo di L'Oreal, sempre gli smalti ad olio, il 667, questo stupendo marrone. Non ho smalti marroni, cioè gravissimo, quindi sono corsa subito ai ripari. Ho preso questo marrone scuro andando contro l'inverno. E poi, sempre della stessa linea degli smalti ad olio, è uscito il Top Coat Gel in questa boccetta nera molto molto elegante. Ho voluto provare a prenderlo, però non l'ho ancora provato e quindi vi farò sapere ovviamente. Gli smalti ad olio di L'Oreal a me piacciono tantissimo, si asciugano in fretta, sono coprenti già con la prima passata, hanno il pennellino perfetto, quindi io ve ne ho già parlato diverse volte, li compro sempre con piacere. Poi erano in sconto da Tigotà e quindi ancora meglio. Ultimo smalto che ho preso è questo di Essie, il 362 Petal Pushers, che è questo colore un po' particolare che ho sulle unghie anche oggi. È un carta da zucchero tendente al lilla, ha dei riflessi molto belli e quindi mi ha colpita tantissimo. Questo l'ho preso su Amazon perché in negozio da Tigotà questa colorazione non l'ho trovata, però mi aveva colpito particolarmente guardando gli swatch su internet e quindi l'ho preso con Prime, l'ho pagato 7,90 euro, mi è arrivato in un giorno, quindi sempre
velocissimi, veramente impeccabili, con Amazon Prime proprio una garanzia, e questo è il colore meraviglioso. Con gli acquisti ho terminato, io vi ringrazio per la compagnia, spero di averne tenuta un pochino anche a voi, di avervi dato qualche informazione utile, e se vi va, come sempre, ci vediamo alla prossima. Ciao!